la guida autonoma di un autobus, verrà anche la guida autonoma dei tassisti, possono andare su questa piattaforma e arrivare in modo molto semplice e magari anche pulita, dove i parcheggi del futuro saranno piazzole verdi e non macchine parcheggiate hanno mobilità in sé. Dobbiamo ancora fare passi giganti, grazie per questa cooperazione. La prima di sala, Presidente, noi Tech Park, un esempio, una questione però in particolare per noi molto importante è la mobilità del futuro deve andare a parare. Abbiamo qui tra di noi anche dei tecnici molto importanti delle nostre strutture che è stabilità dell'Alto Adige, perché senza piattaforma digitale, senza background di... impegno in quelle immagini. E dare un contributo möglich ist, einiges noch zu tun ist, und das hilft uns einmal mehr, stark auf in neue Systeme zu investieren, sehr stark. Qua vediamo il futuro che non è ancora... Dati nell'ultimo anno in tutto il mondo. In Europa il veicolo è già operativo in tutti i luoghi. Come funziona? Il veicolo viene portato in un luogo, in una città, viene definito dall'amministrazione, gli operatori sulle anche un pallone quando cade in mezzo a una strada, perché tutti noi sappiamo che dietro un pallone c'è sempre un bambino, dietro un cappello che vola per il drone. Fanno muovere questa cosa? Qui sta frenando, sentite anche la frenata, è dolce. Ah, perché c'è il nastro. Abbiamo creato, sì. Questo è il suono di livello 1, quello cioè avverto. Oggi, li tollera. Oggi è già è molto più... Sì, molto più liscio che... l'altro giorno era... Stavo abituando a Milano. Stavo abituando a Milano, anche un po' il freddo. Hai visto che i ritmi... Ho scritto un memo stamattina. Non l'ho pronunciato.
Chiedo scusa, mio errore, mi sono ripetuto il nome e cognome perché l'ho perso.